Rappresento qui l'Istituto Eneodi di Palmi, sono la professoressa La Capria e faccio parte dello staff di consulenza. La nostra dirigente, la dirigente Giappina, era oggi impegnata in un convegno provinciale organizzato da noi come centro territoriale per l'inclusione, quindi non è potuta esserci. Allora, è il secondo anno che i nostri ragazzi si cimentano in questo lavoro. Noi abbiamo pensato, per la verità lo ha pensato la professoressa Violato, che ha guidato il gruppo dei ragazzi insieme alla dottoressa Tuzza, di valorizzare il nostro territorio, perché spesso noi abbiamo patrimoni inestimabili che non vengono conosciuti e tante volte i fondi europei hanno risolto dei problemi, hanno dato delle opportunità. E quindi abbiamo pensato di fare del nostro territorio una bandiera positiva. E i ragazzi hanno scelto insieme alla professoressa una festa patronale, che è la festa della Vaia, che è diventata patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo avuto la disponibilità straordinaria del sindaco di Palmi, il dottore Barone, dell'assessore di Reggio Calabria, la dottoressa Nati, che ha al suo tempo presentato la candidatura all'UNESCO e ha fatto della nostra festa insieme alle altre italiane una bandiera.